John Bourne, raga, John Bourne, benvenuti in questo nuovo video. E andiamo che siamo passati come primi, cazzo. Vabbè, sinceramente me l'aspettavo, era un po' quello che vi dicevo io, ragazzi, state tranquilli, non vi agitate. Quando abbiamo perso con il Napoli, ho detto, ragazzi, ci sta, è una situazione diversa, ci sta, state calmi, non c'è problema, non c'è motivo di essere agitati, non c'è niente di cui preoccuparsi. Vedrete che con lo Young Boys torneremo a vincere, a stravincere, a vincere tranquillamente, nonostante gli svizzeri siano la seconda forza del girone. E poi, insomma, con il Sassuolo provvederemo. Regà, 4 vittorie, un pareggio, 0 sconfitte, 12 gol fatti, 2 subiti. La Roma ha fatto un girone praticamente impeccabile. Abbiamo distrutto ogni compagine che ci è arrivata vicino e abbiamo praticamente raddoppiato la seconda, perché noi ci abbiamo 13 punti, lo Young Boys ce ne ha 7. Quindi capite bene che il girone ce lo siamo portato a spasso. Perché ce lo siamo portato a spasso? Non perché siamo fenomeni, ma perché uno, il girone faceva cagare. Veramente faceva schifo, il girone faceva cagare. Sì, come dicevo in generale, ogni girone in Europa nasconde delle insidie, però queste, ragazzi, erano squadre veramente da Coppa Intertoto, e quindi è normale che, insomma, te capitava di essere un po' più facilitato nel passaggio del turno. Una Roma che non mette i titolarissimi, ci sono giocatori che non avrebbero mai giocato in prima squadra, ma è giusto così, è giusto, no, non in prima squadra, cioè magari ci hanno anche giocato in prima squadra, però diciamo che se immagino il match contro il Sassuolo, non mi immagino di vedere magari un Calafiori, che comunque oggi ha fatto molto bene, ne parliamo tra poco, non mi immagino di vedere un Paolo Lopez che oggi comunque ha giocato. È una Roma tra l'altro che va sotto. Ecco, vi dico la verità, nei primi minuti avevo un pochino stretto le chiappe. Perché dico questo? Perché ho passato tutta la settimana scorsa a dire, regà, abbiamo perso 4-0 con Napoli, freghiamocene, perché perso 4-0 non avevi mai perso, hai affrontato il Napoli che era tutto gasato, che era tutto condizionato da delle situazioni esterne, quindi non c'è alcun bisogno di mettersi lì a dire che cazzo è successo. Volevo vedere, vabbè, no, perché manca 5 minuti. Ho iniziato a registrare dopo il gol del 3-1 di Dzeko, ma insomma, gli ultimi minuti, sinceramente, mi importa poco. Vi stavo dicendo, ero lì a dirvi, ragazzi, state tranquilli, non è successo niente, ok? E la Roma non crollerà, non è un tipico segno del crollo della Roma, non c'entra nulla. La Roma non crollerà. Quando ho visto il gol dello Young Boys, ho detto, eccoci, la Roma crolla. Anche perché con il gol dello Young Boys, lo Young Boys avrebbe ripreso la Roma in vetta alla classifica, Roma che sarebbe andata addirittura a 13 pu a 10 punti e lo Young Boys a 10 punti. E quindi in quel caso un pochino il culo lo stringevo. Poi però siamo andati in scioltezza, perché comunque la Roma ha dei giocatori che hanno un'esperienza gigantesca. Siamo stati anche abbastanza fortunati da trovare il gol del pareggio proprio a fine primo tempo con il solito Borja Mayoral, che sta iniziando sempre più ad essere una tassa, se posso essere sincero. Cioè, non è che bisogna. Vedo qualcuno che critica Borja Mayoral semplicemente perché è arrivato al posto di Kalinic e quindi deve essere una pippa. Non è così, regà, non è così. Ok, Borja Mayoral è arrivato per fare il vice Dzeko. Più volte ho detto che non mi è piaciuto quando ha giocato, più volte invece ho detto che mi è piaciuto. Questa sera quello che doveva fare semplicemente l'ha fatto, ha buttato dentro il pallone, continua a far gol. Io voglio vedere le statistiche dell'Europa League, i gol fatti. E quanti ne ha fatti? Qua non c'è, non ne ha fatti tanti in realtà. Sono curioso di sapere, vabbè, a Roma quanti, secondo me almeno 4 già li ha segnati di gol, Borja Mayoral. E per essere a dicembre, novembre, no, cioè, a dicembre, Borja Mayoral. Oggi, raga, partita veramente molto scabrosa, se posso essere sincero. Allora, vediamo quanti gol ha fatto a Roma Borja Mayoral. No, ha fatto solo un gol, possibile? Che schifo, no, questa è la Serie A, ecco perché. Si può vedere il computo totale, 3 gol, se conta quello di stasera 3 gol, se non conta 4, quindi insomma, e un assist, ha segnato abbastanza Borja Mayoral per essere il panchinaro fisso di Edin Dzeko. Poi quando è entrato Edin Dzeko ha segnato pure Edin Dzeko, perché sì, perché è tutto un gioco da ragazzi, sto scambio contro scambio, Bruno Peres che mette un pallone al centro, la difesa che spazza in modo supino e poi il pallone che arriva a Dzeko che praticamente fa una girata di gamba tutta strana, bellissimo come gol, certo che un'altra squadra non te l'avrebbe fatto fare, però resta comunque super bellissimo come gol. E poi il gol fenomenale di Calafiori, vi racconto una piccolezza, l'altra volta ero al supermercato a Roma qua e ero in fila e davanti a me c'era Uzio De Calafiori. E continuava a parlare col cassiere di quello che doveva fare Calafiori della sua vita. Io no, io, va bene, sono contento, imparo un po'. Però, santo cielo, ma mi fai posare le polpette da andare a mangiare? Fammi passare. Vabbè, comunque, a parte queste stronzate, ve le volevo dire. Mo' gliene famo un altro, gliene famo un altro, gliene famo un altro, palla dentro.
Carles Perez le tacco per Dzeko. Dzeko, Dzeko può calciare, ci mette 2 ore. Niente, l'abbiamo persa, vabbè, ve lo volevo dire. E che vedevo di sostanzialmente, raga? C'era un'altra che vi devo dire, ma me le sono scordate tutte. Calafiori fa un gran bel gol. Calafiori, tra l'altro, voglio valutarlo alla lunga, perché secondo me Calafiori alla distanza può diventare giocatore straordinario. Certo, c'è una bella, diciamo, una bella concorrenza, perché Spinazzola secondo me è veramente forte. E chi dice il contrario ha ragione, perché sto a torto. No, Calafiori secondo me è veramente molto forte, è un gran bel giocatore. E Spinazzola però è fortissimo. Calafiori deve dimostrare tutto, deve dimostrare semplicemente tutto quello che, anche perché contro lo Young Boys anche Bruno Perez oggi sembrava Roberto Carlos, quindi capite che la linea è talmente sottile da praticamente non doverne parlare nemmeno. Oggi la Roma era una squadra abbastanza rassettata, vi leggo la formazione per farvi capire di che cosa stiamo parlando. Non che poi non avremmo potuto perdere punti, perché il calcio è strano Beppe, lo sappiamo, ma vi leggo la formazione per chi non l'ha vista, per farvi capire più o meno il livello della Roma scesa oggi in campo. Era semplice, oggi ragazzi era semplicemente semplice. Avevamo Paolo Lopez in porta che non gioca mai, difesa Ibañez, Cristante, Juan Jesus. È vero che è la stessa scesa in campo con il Napoli, ma con il Napoli è scesa in campo per esigenze. Anche qua in realtà, ma credo sarebbe scesa in campo ugualmente, allo stesso modo. Intanto hanno espulso un giocatore 6 minuti fa, non me ne sono accorto perché avevo iniziato a fare il video. E vabbè, espulso lo Young Boys, piove sul bagnato. Però è entrato pure Fazio, e se entra Fazio vuol dire veramente che la situazione è grave. E il centrocampo Diawara, Villar centrali, con Diawara che pensavo ci avesse ancora il Covid eternamente, perché non lo vedevamo mai più. A destra Bruno Perez, a sinistra Calafiori, e poi giusto c'era Pedro, perché poi c'era Carles Perez e Borja Mayoral. Tra l'altro voglio fare un applauso a Carles Perez, perché è veramente forte. Ora non sto dicendo un top player, ma che sta scherzando, però sto dicendo è forte, nel senso che lo vedo grintoso, lo vedo voglioso. Ho visto anche oggi che quando metteva il pallone lo andava subito a riprendere nel centrocampo avversario, andava a creare superiorità, anche se eravamo sul 3-1, anche se avevamo praticamente ormai vinto il girone. E sono contento, veramente sono contento di questo. Detto ciò, raga, guardiamo che ha fatto il Napoli, perché non ho minimamente visto la partita del Napoli, vi dico la verità, anche se avrei potuto, forse l'ultima. Vediamo se il Napoli è ancora in gioco, l'ultima magari mi guardo diretta. Ecco, il Napoli sta pareggiando 1-1 con la Z. Segnato Mertens dopo 6 minuti e Bruno Martinsinti dopo 53. Vedo che... anzi, voglio sapere da voi, amici del Napoli, come è andata qua sotto, perché vedo che la Z ha fatto bei tiri, molti più del Napoli, quindi forse ha giocato meglio la Z, il Napoli ha sofferto, non lo so. Fatto sta che nel nostro girone della stanno 0-0, ma tanto noi siamo già passati come primi. Mentre nel girone del Napoli mi sono appena dimenticato chi c'ha il girone. Ah, ok. Real Sociedad, dove sta? 2-2 contro il Rijeka. Ha segnato. Era 1-0 Rijeka, 1-1, 2-1 Rijeka, 2-2. Mo non so se succederà qualcosa perché siamo al 93esimo. Però girone del Napoli, vediamo il Napoli dov'è. Napoli è primo, 10 punti, 8-8. Ecco, il Napoli non ha ancora chiuso realmente i conti. Cioè, l'ultima giornata la gioca... mi spiego, sto dilungando troppo, quanto sto parlando? Gioca contro la Real Sociedad, è quasi passato anche per da primo. Però se perde la Real Sociedad, che comunque è una squadra molto valida, e di là il cazzo che me ne frega, come che si chiama, la Z Alkmaar vince, fa il miracolo, vincendo contro il piccolo fiume di Rijeka, lì rischi. Napoli manca un punto, ma mi auguro che vinca in questi ultimi minuti, e chi si è visto. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto. Forza Roma, adesso ce ne andiamo tutti in diretta a parlare di queste fantastiche, inutili partite. Io vi ringrazio, no scherzo, Forza Roma, sempre, dai, ciao.